Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Ebbene, ieri Mattarella, alla cerimonia del ventaglio, ha ribadito una volta di più la propria posizione niente affatto neutra. Egli ha sostenuto: io arbitro, le scelte politiche competono alle forze politiche, chiuse virgolette, e ha anche affermato: non posso non richiamare al senso delle istituzioni. E proprio mentre faceva questa professione di neutralità, attribuendo a se stesso il ruolo di arbitro, Mattarella specificava anche che è impossibile pensare di stare fuori dall'Unione Europea, giacché l'Unione Europea ci protegge e uniti si è più forti. Ora, come si possa coniugare il ruolo di arbitro e insieme un'affermazione tutt'altro che neutra come quella a favore dell'Unione Europea resta un mistero irrisolto. È davvero una strana figura di arbitro, per rimanere alla metaforica sportiva, quella di colui il quale indossa nell'arbitrare la maglia di una delle squadre che si confrontano sul campo. Ebbene, diciamolo apertamente, ancora una volta Mattarella, dietro la vernice della neutralità e dell'imparzialità, prende posizione a favore del posizionamento dell'Italia subordinata alla NATO e subordinata all'Unione Europea. L'Unione Europea non ci protegge affatto rispetto al mare procelloso della globalizzazione, non garantisce affatto, mediante l'Unione dei Paesi Europei, una forza maggiore di quella che ciascuno di essi da solo potrebbe far valere. Tutto al contrario, diciamolo apertamente, l'Unione Europea non serve ad arginare i pericoli della mondializzazione, è al contrario un gradino che ci porta a una mondializzazione sempre più marcata, sempre più radicale. È di fatto la mondializzazione che si fa europea. Questo è il cuore dell'Unione Europea come processo di americanizzazione e di mondializzazione del vecchio continente. Quanto al fatto che con la Unione Europea ogni paese europeo diventa più forte, si tratta anche in questo caso di un fuorviamento. Nel mare periglioso della globalizzazione, forse una nave più piccola, un vascello di più modeste dimensioni riesce a muoversi meglio di quanto non faccia oggi il Titanic Europa, come l'ha definito Vladimiro Giacchè. Un Titanic Europa che richiama il Titanic storico non solo per le dimensioni pachidermiche, ma anche per la triste fine che sempre più visibilmente sta facendo, grazie alle inopportune politiche liberiste all'insegna della distruzione dello Stato sociale, dell'economia e del massacro organizzato dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Radioattività.